Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi mostrerò come avanzare con la storia della stagione dei tesori. Se il video vi sarà d'aiuto e lo avrete trovato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale così da potermi supportare. Per andare avanti questa settimana con l'impresa Le Vele della Ladra di Navi dovrete andare a Helm. Una volta atterrati dovrete interagire con la mappa stellare e già da subito comparirà nell'oloproiettore Mithrax. Guardiana, io ti saluto nella luce, eppure mi sento alla deriva nelle tenebre. Eido e io abbiamo studiato il manufatto che hai sottratto ai pirati ed emana pura oscurità. È un oggetto che appartiene alle leggende degli Elixni. E temo che non sia l'unico nel suo genere. I vecchi equipaggi lottarono e morirono per queste reliquie, certi che conferissero potere. Il potere che la grande macchina negava. Ecco perché Eramis ha chiesto il loro aiuto. Vuole le reliquie. E le leggende dei pirati suggeriscono dove si trovano. E se stesse agendo per ordine del testimone... Non si può permettere a Eramis di ottenerne i poteri. Se lo facesse, tutto finirebbe corrotto. Devi trovare le reliquie. Devi trovarle. Finito di parlare con Mithrax, l'impresa si aggiornerà richiedendovi un tesoro sepolto su spedizione e di sconfiggere dei combattenti. Quindi dovrete avviare spedizione e questa volta la prima spedizione che farete vi troverete al cosmodromo e la meccanica delle attività sarà la stessa della settimana scorsa. Quindi ricordatevi che dovrete sconfiggere 50 combattenti e mi raccomando ricordatevi di andare sull'Atlante del Capitano e impostare mappa del tesoro base, così riuscirete a completare anche tesoro sepolto. Se anche voi eravate come me senza coordinate del tesoro, vi basterà sapere che per averle dovrete farmare un po' l'attività spedizione, mentre se eravate senza frammenti di mappa dovrete soltanto farmare un po' l'attività scontro di catch. Una volta completati i due requisiti si aggiornerà di nuovo l'impresa chiedendovi di completare nascondiglio pirata, il cecchino. La missione la troverete aprendo la mappa di Helm in alto a sinistra. Una volta avviata e sconfitto Airix dovrete raccogliere la reliquia. Una volta raccolta si aggiornerà di nuovo l'impresa chiedendovi di recarvi al quartiere Elix. Una volta atterrati dovrete entrare dentro la taverna e comparirà Mithrax e inizierà a parlare il ragno. Mithrax, vecchio mio, vorrei discutere con te di una cosa. I problemi del mio popolo sono anche i miei. Ti ascolto. Speravo l'avresti detto. Corrono voci che il tuo nuovo equipaggio sia tornato con un po' di belle cose prese sulle vecchie rive. Me ne stai chiedendo una parte? Oh, mi consideri così meschino. Siamo nella stessa squadra. Teniamo gli occhi sullo stesso orizzonte. Quelle reliquie sono riapparse. Perché il loro potere ci appartiene. Questa volta potremmo avere tutto. Basta solo prendercelo. Le tue parole sono incaute. Cosa? La guardiana? Ah, è una complice fidata. No. È che non pensavo avresti detto cose simili in mia presenza. Andiamo, Mithrax. Ti conosco bene. Pensa al tuo casato. Pensa a tua figlia. Potremmo avere tutto ciò che vuole Eramis. Non sarebbe forse una magnifica vendetta? Eh? Questo atteggiamento deve restare nel passato. Non ne parlerai più qui, sotto la grande macchina, o ti farò tacere io. Non ce n'era bisogno. Mi hai sentito, Rakis? Ti ho sentito. Non convocarmi mai più per questo. Vattene. Siamo chiusi.
Finito di parlare con Mitrax e il ragno, l'impresa si aggiornerà richiedendovi di interagire con l'oloproiettore nel quartiere Elixni, quindi vi basterà uscire dalla taverna e andare a interagire. Bam 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 bam. Ah, ehi là, Frode! Ah, scusa, mi sono fatto prendere da tutto questo andare all'avventura. Faccio il punto mentre i tuoi amici Elixni sono impegnati con le reliquie sottratte all'equipaggio di Eramis. Eido sta studiando come attingere al loro potere. Devo ammettere che la giovane è scrupolosa. Pensa che dentro ci sia nascosto qualcosa. Giuro che stava per aprirne una prima che Mitrax la fermasse. A me è bastato uno sguardo per capire che sono il male. Mi è venuto un brividino. Mi ricorda qualcosa di tanto tempo fa. Ah, forse dovrei fare una piccola ricerca per conto mio. Finito di parlare con il Ramingo, l'impresa si aggiornerà richiedendovi di incontrare il ragno, il quale vi chiederà di scegliere uno dei tre ingrammi che vi offrirà come premio. E questa volta il ragno farà il furbo e vi darà roba scadente e si burlerà di voi ridendosela. E per l'ultima volta si aggiornerà l'impresa, la quale come nella scorsa settimana farà capire chiaramente che è conclusa l'avventura fino al prossimo reset del martedì. Prima di finire il video però ragazzi ci tengo a ricordarvi delle cose che molti non prestano attenzione e le dimenticano di fare. La prima cosa è ascoltarvi il messaggio settimanale, mentre la seconda è andare a Helm e depositare la reliquia. Ora, detto questo, il video guida termina qui. Spero di esservi stato di aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro, scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!